Sono Emanuele, ho 39 anni. Sono da circa 2 anni in azienda e il mio ruolo è quello di responsabile dell'ufficio prodotto della Clerici Tessuto. Il mio lavoro consiste nel coordinare le attività dell'ufficio prodotto, il quale semplicemente interpreta tecnicamente anche stilisticamente le richieste dei clienti, ma anche a supporto delle collezioni della Clerici. Questo ruolo si svolge in aree diverse e complesse tra loro, ovvero noi interveniamo a più livelli, quindi dalla tessitura fino al finissaggio, alla stampa, alle tecniche di lavorazione. Noi interpretiamo e rendiamo realizzabili le richieste dei designer. E tutte queste aree sono sviluppate da tecnici di riferimento sotto il mio coordinamento. Il mio percorso formativo è stato ispirato dal desiderio di essere il più completo possibile. Quindi, una volta terminati gli studi di perito tessile, ho intrapreso il primo lavoro nei filati. Poi, successivamente, ho cominciato a sviluppare tessuti in un'azienda multinazionale di stampo cotoniero e liniero, viaggiando molto e occupandomi anche dell'attività delle sedi estere dell'azienda. Dopo di ciò mi sono dedicato al mondo, diciamo, più artigianale della moda e passando poi anche a responsabilità maggiori, quali l'utilizzazione del prodotto e la digitalizzazione dei processi. Per il lavoro di responsabile prodotto nello specifico, la necessità è quella di aver fatto cose molto diverse tra loro, di modo da riuscire ad interpretare e anche a svolgere ed assumere responsabilità diverse. È necessario saper o sviluppare dei tessuti, dalla progettazione fino al finissaggio, o sapersi occupare di lavorazioni quali stampa e tintura. Gli aspetti più interessanti sono quelli dedicati alla ricerca e sviluppo, poiché il nostro ruolo in azienda è anche quello di riuscire a portare il più avanti possibile l'azienda, sia facendo riferimento ai nostri partner, sia andando a cercare nuove opportunità, nuovi fornitori, nuove soluzioni. Noi interagiamo più o meno con tutto il mondo. Consiglierei questo mestiere a un ragazzo giovane se spinto da grande passione, poiché il dinamismo necessario in questo settore richiede una forte spinta e una forte convinzione.